A Bellagio sono iniziati i lavori di restauro dell'interno della chiesa di San Giovanni e già con i primi sondaggi sono emersi disegni e affreschi sotto l'attuale tinteggiatura. San Giovanni ha una storia molto antica, è di probabile fondazione longobarda e a lei spetta il titolo di Pievana di Bellagio. Già nel X secolo viene citata come una basilica romanica a tre navate e due secoli dopo aveva un arciprete e sei canonici. Lo scorrere dei secoli minò la stabilità dell'edificio. Alla fine del Cinquecento, il vescovo Ninguarda, in occasione della sua visita pastorale, descrive la chiesa particolarmente vecchia e bisognosa di interventi. Pertanto, si decise una totale ricostruzione. Venne demolita gran parte della struttura e innalzato l'attuale edificio, che ha un'unica ampia navata con grandi finestre luminose come si usava all'epoca. Della vecchia chiesa resta solo l'affresco della Madonna delle Grazie dei primi anni del Cinquecento, che fu salvato dalla demolizione perché oggetto di grande devozione. La nuova chiesa di San Giovanni venne man mano arricchita di opere d'arte, decorazioni e affreschi. In particolare, a cavallo tra 8 e 900, l'artista Luigi Tagliaferri di Pagnona dipinse grandiose scene della vita del Battista, nella cupola centrale il mistero della trasfigurazione del Signore e nell'abside Gesù Redentore. Attorno le pareti erano particolarmente ricche di decorazioni a festone e angeli, stucchi e nicchie contenenti statue di santi. Tuttavia nel 1970, seguendo lo spirito innovativo dell'epoca, si pensò di modernizzare l'edificio portandolo ad una maggiore semplicità. Vennero eliminate statue, altari, lampadari e decorazioni, demoliti gli stucchi e i muri ricoperti da una semplice tinteggiatura con linee d'ombra. Attendiamo ora gli esiti del restauro per riscoprire il volto che questa antica chiesa presentava nei secoli scorsi.